Ciao a tutti e benvenuti di nuovo a questa nostra strada che abbiamo intrapreso anche con la nostra GM. Come sempre, io sono Jerry e come sempre con me è presente. Buonasera, buonasera, anzi ciao, buongiorno, non lo so, Stefania, ciao. Eccola qua, Stefania, la nostra GM. Oggi abbiamo uno sposo molto speciale che ovviamente ha deciso di dire il sì, ovviamente indossando un capo Clefefinati. Al telefono con noi, Ciro. Buongiorno, anzi buonasera, visto quest'ora. Ecco, buonasera, buonasera Ciro e grazie per aver accettato la nostra telefonata e soprattutto di condividere e di rivivere in qualche modo quel giorno a te tanto caro, tanto speciale e benvenuto di nuovo a questa intervista a Clio Fefinati. Grazie, grazie. Scusate l'emozione, per me oggi è un giorno tanto emozionante, visto il fatto che non è tutti i giorni possibile parlare con una grande azienda come quella di Clio Fefinati, praticamente, che mette a disposizione questi bellissimi capi per noi sposi, per il giorno più bello della nostra vita, o uno dei giorni più belli della nostra vita, ecco, tutto qua. Wow, questo ci fa doppiamente piacere perché si sente che è una cosa, sono delle frasi sentite e soprattutto direttamente dal tuo cuore. Molto, molto vere. Siamo emozionati anche noi insieme a te, grazie a queste parole che ci racconti, ci dici. Allora, a proposito di ciò, come ho già detto prima, noi siamo al telefono oggi perché tu hai deciso di indossare una creazione Clio Fefinati per il giorno del tuo sì. Quindi raccontaci, come ti sei sentito quando hai indossato un capo Clio Fefinati per la prima volta. La sensazione di essere praticamente avvolto dalla eleganza, dalla raffinatezza, dalla diciamo preziosità dell'abito, ecco. Un effetto come una locomotiva, un treno praticamente, che poi trasporta tutte le sue carrozze, ecco, le carrozze praticamente possono essere gli uomini, le persone praticamente che vengono dietro questa linea, ecco, cioè praticamente tutti quelli che pensano che hai addosso un abito bellissimo. Questo è l'effetto che è adatto a me praticamente. Bellissimo, infatti devo dire la verità che era proprio il tuo abito, come ti dicevo prima a microfoni chiusi, effettivamente quando ti ho visto nelle foto ritrovo proprio, ho visto la luce dei tuoi occhi che rispondeva appunto a questa domanda. Ascoltami, invece raccontaci le persone intorno a te, che cosa ti hanno detto? Allora, prima domanda che mi chiedevano immediatamente il costo. Era forse questo. Bellissimo. Beh, vuol dire che tutti lo volevano, eh? Insomma, è molto positivo. Diciamo che le cose belle, no? Per essere veramente belle, che quindi hanno quella, hanno, secondo me, cioè la nostra azienda è nata che io avevo praticamente 18 anni, 19, e abbiamo sempre puntato all'altissima qualità. E Made in Italy ovviamente, e la qualità volente o nolente ha un costo, esatto, ha un costo, però l'importante è che ci sia appunto il contenuto di verità, ecco, il Clio Fefinati c'è, e quindi il costo, e tu cosa gli dicevi? Io niente, si morzavo praticamente il discorso e niente, comunque alla fin fine tutti quanti cioè, dicevano che quello che costava costava, però alla fine era sempre una cosa bellissima, quindi praticamente probabilmente si valeva tutto quanto quello che era il suo costo, ecco. Poi vabbè, a parte gli scherzi, perché poi c'erano tantissime cose, altre cose che i miei amici mi hanno detto che era bellissimo, che praticamente era il mio stile, che non avevano ancora visto niente di questo genere, di così particolare ad altri sposi, ecco, che in genere praticamente gli sposi abituati, che vedevano abituati
attualmente praticamente erano scusi più classici, ecco. Certo. Allora, da quello che ho capito, insomma, Ciro, tu sei un personaggio, sei, anzi, vogliamo dire a tutti quello che fai nella vita? Il mio mestiere? Esatto. Io faccio il parrucchiere. Ok, quindi un creativo, un creativo. Allora, i protagonisti oggi, il nostro appunto protagonista è Ciro, insieme al nostro abito Cleofe Finati. Ma mi chiedo, prima di indossare o prima di provare la nostra creazione, se avevi già provato altro? Allora, sinceramente sì, avevo provato altre linee, però uscivo sempre ogni volta scontento di... nonostante bellissimi abiti, però niente paragonabile praticamente alla bellezza di quest'abito qua. Parliamo di due cose praticamente, di abiti diversi che... Che paragone avevi fatto prima, Ciro? Che paragone avevi fatto? appunto, che praticamente una Porsche è sempre una bella macchina, però praticamente non si potrà mai paragonare a un Ferrari, e quindi in quanto abito questo è un Ferrari, ma infine, ecco tutto qui. Ecco. Grazie, grazie infinite. È una bellissima cosa perché appunto, come tu sai, cioè sono 30 anni di storia, di azienda, di grande, grande passione e verità di contenuto. Ecco. E quindi ami lo stile e la qualità Cleofe Finati? Immagino di sì. E raccontaci invece quanto è importante per te il fatto che Cleofe Finati sia un Made in Italy 100%. Comprare un Made in Italy per noi italiani sia un vanto, sia praticamente avere un abito praticamente totalmente italiano con fatto di seta, di materiali pregiati, praticamente tutto, c'è una cosa importantissima, sia. Consiglierei a tutti di poter indossare nel loro giorno veramente un Cleofe Finati, perché è una cosa bellissima, ti fa sentire proprio italiano al 100%. Bellissimo. Da come ne parli, ovviamente tu consiglieresti Cleofe Finati quindi a tutti i tuoi amici, giusto? Sì. Tantissimi, molti amici infatti, vedendo anche me, si sono indirizzati anche a questo abito, a questo discorso, per praticamente il loro giorno un Cleofe Finati addosso. Sì, infatti. Tanti. Bene, bene. E quindi, ecco, una domanda, beh, prima però una domanda, volevo chiederti, tu hai fatto una scelta, per esempio, di sposarti in un periodo, perché ti sei sposato appunto a settembre, giusto? Il 9 settembre, quindi in un momento... Ecco, in un momento nel quale molte altre coppie hanno deciso invece di spostare la data, l'anno del matrimonio, secondo te è stata una scelta giusta quella di sposarti adesso? Chi ha tempo non ha più di tempo, così rimane segnato. Comunque, è stata una bella festa lo stesso, giusto? Mi dicevi? È stata bellissima, nonostante il periodo Covid, il periodo particolare e tutto, però è stato bellissimo. Siamo riusciti a portare avanti il nostro sogno e niente, nella maniera, in una maniera non magari calcolata o immaginata, perché era magari pensata in una diversa maniera, invece alla fin fine è uscita bellissima lo stesso, il nostro matrimonio è stato bellissimo anche in periodo Covid alla fin fine. Bene, bravissimo, bravissimo. Quindi sai qual è il nostro motto? Diglielo tu, Jerry, il nostro hashtag qual è? Ma allora, il nostro hashtag è Stay Brave, anzi ti consiglio di metterlo le prossime volte che pubblichi qualcosa col nostro abito, perché abbiamo visto che hai delle foto bellissime, quindi Stay Brave, cioè sii coraggioso sempre. Stay Brave, dopo te lo mandiamo via WhatsApp. Quindi l'ultima domanda...
L'ultima domanda, una domanda dove tu devi rispondere in modo super aperto. Vorrei sapere che cosa senti nel cuore verso di noi, Ciro. Allora, innanzitutto quanto vi ringrazio di esistere e di aver creato veramente questa linea pazzesca, perché veramente fate felici le persone. Ecco, io oggi mi sento veramente soddisfatto e sento un'amicizia verso di voi, ecco. Bello, bellissimo. Sento proprio, nonostante non ci conosciamo, non ci siamo mai visti, niente, però sento proprio come se mi fosse, cioè, se, Come se cioè, fossimo è parte di te e un'emozione, tu c'è parte proprio di un'emozione noi. forte verso i nostri confronti, ecco. Grazie, bellissimo, proprio bello, bello, bello. Quello che ci dici ci dà la carica e anche noi speriamo di regalarti sempre un'energia bella e positiva. E, grazie, grazie di averci scelto e di essere così come sei, anche tu. Ciro, davvero, grazie, grazie per le tue parole e soprattutto grazie per aver ricondiviso in qualche modo quel giorno così speciale. Dunque, ti ringrazio anche da parte di tutti i nostri ascoltatori e vi invito tutti quanti a fare un salto sul nostro sito che è cloverfinati.com, dove presto, troverete questa intervista. E le foto di Ciro, che sono Assolutamente, bellissime. assolutamente. Quindi, Ciro, grazie di nuovo e a presto. Grazie a voi, grazie, buona serata.